ragazzi, siamo in treno e stiamo andando verso Bologna. Come c'è anche Pupetto qua. Ciao. E leggo il giornale come al solito. Io invece sono tutta coperta con cappellino e occhiali. Non perché ci sia il sole, anzi sta diluviando, però sono... è per nascondere le occhiaie sostanzialmente. Siamo molto stanchi, io non ho dormito praticamente nulla, però sono molto contenta di andare a incontrarvi tutti. Sono super 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 emozionata, non vedo l'ora di essere lì con voi. E stiamo andando appunto al Cosmo Prof, quindi mamma mia, quando vedrete questo video sarà lunedì, oggi è sabato, quindi già saprete, già ci siamo visti eccetera, perché voi siete nel futuro. E questa è la vista momentaneamente. Sì, piove, però si vede il mare. Ciao ciao Trieste. Ciao ciao. Abbiamo appena cambiato treno e i miei capelli sono un po' un disastro perché anche qui piove e c'è un sacco di umidità. E abbiamo appunto fatto il cambio a Mestre, quindi abbiamo fatto Trieste, Mestre e adesso Mestre, Bologna. E niente, così vi faccio vedere. Vi faccio vedere qui. Sono molto comoda. Tra l'altro ho sempre i calzini bucati io, perché qui c'è Pupetto. Ciao Pupetto. E qui ci sono i panini che ho preparato, proprio come se fossimo in gita scolastica della serie. E adesso abbiamo ancora un paio d'ore, siamo arrivati. Pupetto, facci vedere il panino che ho preparato. Ah, doppio strato ragazzi, doppio strato. Prosciutto e formaggio. Sì, è doppio prosciutto e doppio, doppio formaggio. Buono. Buono? Un po' come in gita a scuola che ho fatto i panini. Poi ho preso una banana. Io ho già mangiato sia la banana che il panino. E qui ci hanno dato anche un sacco di acque. E adesso ci hanno dato i frollini, i biscotti. E io ho preso una Coca Zero. E Pupetto sta pranzando praticamente. Anche perché poi quando arriviamo andiamo praticamente giusto un attimo in hotel, perché ci fermiamo per una notte a Bologna. Andiamo proprio un secondo in hotel, lasciamo le valigie in camera e poi andiamo direttamente al Cosmo, quindi non abbiamo tempo di pranzare quando arriviamo. Quindi facciamo merenda qua in velocità e poi direttamente al Cosmo Prof. Alle 14 l'incontro inizia alle 15 con voi, però io vado lì un'ora prima perché mi fanno il trucco, la postazione mix, quindi è per questo che sono completamente struccata. E poi sì, alle 15 vi incontro, oddio, sono sempre super in ansia prima di questi incontri perché non so quanti sarete, non so che cosa aspettarmi, oddio, non ci sarà nessuno, oddio, no, sono troppo contenta, facciamo il dito che vada tutto bene. E non vedo l'ora di incontrarmi, non vedo l'ora. E Tomas filmerà durante l'incontro, darò la videocamera a Tomas e lui filmerà, quindi se le riprese saranno fatte male è colpa sua. Ecco questi, vedi solo cosa? Se cisterne. Pupetto, devi bere acqua. La sto prendendo in giro Tomas perché non beve mai abbastanza acqua e voglio che beva questa bottiglietta e fa finta di niente. Beh, acqua, c'è tanta acqua fuori, guarda quanta pioggia. Non piove più. Che patatone. Oh, là, diteglielo a Tomas che deve bere 2 litri d'acqua. 2 litri d'acqua al giorno. Oh, guarda che bravo, devo accendere sempre la videocamera, poi mi ascolti. Sì, perché mi sento più importante. Cin cin. No, ok, allora, nel video sulla collezione delle borse non mi sono accorta di averne tagliate diverse nel montaggio e poi nel vlog successivo vi ho fatto vedere quelle che pensavo erano quelle che ho tagliato nel montaggio. Invece mi state dicendo su stories adesso che in realtà mi sono dimenticata di farvi vedere anche questa di Saint Laurent. Cioè io non ci posso credere, in realtà io vi giuro ve le ho fatte vedere tutte, ma poi non so come nel montaggio le ho tolte e non mi sono accorta di averle cancellate. Cioè che testa. Comunque facciamo un'altra aggiunta a questo punto, cioè il prossimo anno farò un altro video aggiornato, ve le farò vedere tutte, vi giuro, promesso. Ed è questa, quella che, a parte notare che qualcuno si sta addormentando.
aspetto. Comunque è questa ed è lei, è la Saint Laurent che ho preso, se non sbaglio l'ho presa proprio a Bologna, dove stiamo andando adesso tra l'altro, credo di sì, credo di averla presa proprio a Bologna, ed è con hardware argentato alla catena. Guarda, ho detto mal dito, non ce la posso fare. Che si può portare sia a spalla che a tracolla, perché è parecchio lunga. Ed è rosa, cipria, è stupenda. Amo, amo, amo il colore di questa borsa. Ed è anche parecchio spaziosa, vi devo dire, perché ha due tasche grandi, una un po' più piccolina e una cerniera al centro, che non è niente niente male, è bellissima, bellissima, bellissima. E quindi sì, questa spero che sia l'ultima, che mi sono dimenticata, spero le altre che le abbiate viste tutte, mamma mia, cioè che ciò feca proprio. Ci siamo e Nyx ci ha dato tutto il pulmino praticamente per noi e ci sta portando in hotel. Andiamo appunto a lasciare solo la valigia. E dopodiché Cosmo, prof. Questa è la nostra stanza. Purtroppo ci hanno dato due letti singoli invece di uno matrimoniale, ma appunto ci fermiamo solo una notte. Pupetto. Ciao Pupetto. Ciao. E niente, qui la valigia, nell'armadio non abbiamo messo praticamente niente, perché appunto domani mattina ripartiamo. E questo è il bagno. Qui c'è la doccia. E lavandino, e questo è quanto. E adesso andiamo giù alla reception perché ci aspettano e andiamo al Cosmo, prof. Aiuto, eccolo. Ti ha l'età. Sì, ci siamo ragazzi, la postazione Nyx. Io vi seguo ragazzi, io non so dove andare. Ciao. Siete già lì ragazzi, siete lì, io vi vedo. Ma ancora non sono le 15 e siamo in fase restauro. Ciao, super make-up artist. Allora, questa non è un gossip, è una un'informazione di servizio. Gli ultimi della fila, alzate la mano, gli ultimi della fila. Ciao. Non ci posso credere, grazie per essere venuti ragazzi, mi fa super 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 piacere vedervi, e per me è incredibile davvero, bellissimo, bellissimo, quindi qualsiasi cosa, se volete chiedermi qualsiasi domanda, la foto con me, sono qua apposta, quindi non siate timidi, sono qua per voi. Sei super preparato, saggezzo, davvero? Tipo una GoPro, cioè tipo... Wow. Da notare che qualcuno mi sta rubando la scena adesso. Stanno mandando via. Lui annuisce pure. Guarda. Ma no, non guarda. Ma lei chi è che le fa la foto? Io sto filmando. È scappata, l'abbiamo persa. L'abbiamo persa. Loro stavano aspettando che tu gli faccia la foto. Esatto, con la GoPro. Tomas contentissimo. Grazie. Grazie ragazzi. Come possono entrare? Ciao ragazze, allora mettetevi pure lì in coda, dietro di loro. Allora, le due ragazze di prima che aspettavano la foto, eccole, eccole, eccole. La tua foto? Rifiuta papino, rifiuta, rifiuta. Ciao! Ciao!
Ragazzi, l'incontro è finito ed è stato epico, è stato meraviglioso e io sono tanto tanto felice. Sì, e pensa che è venuta giù una pioggia. Sì, è vero. Non poca pioggia. Tanta, veramente tanta acqua è venuta giù. E ti giuro che le persone sono rimaste lì ad aspettare il proprio turno. Sì, incredibile. Veramente, c'è una fila di gente. Purtroppo la fila era proprio all'esterno e quindi tanti hanno aspettato la fila per salutarmi. Sì, sotto la pioggia, veramente. E quindi vi ringrazio davvero tanto tanto tanto. Siete rimasti, avete aspettato, quindi... Vuol dire che ti volevano bene. Grazie ragazzi, grazie. È stato bellissimo incontrarvi, davvero bellissimo. Alcuni sono venuti da Roma, altri dalle Marche, alcuni da Trieste. Cioè ragazzi, siete venuti da Trieste per vedermi? No, è stato veramente, cioè, epico, bellissimo, indimenticabile, bello, sì. Quindi grazie. Siamo tornati in hotel e prima di andare a cena voglio farvi vedere perché mi hanno dato una borsa piena di cosine NYX e voglio scoprirle assieme a voi, guardate che roba. Adesso guardiamo che cosa c'è all'interno. C'è anche Cosmoprof. Quindi hanno le borstine personalizzate. Allora, vediamo un po', ragazzi. Oh, mamma mia, quanta roba c'è! Non ci posso credere. Allora, che cos'è questo? Ok, questo è un quaderno. Che carino! Poi, vediamo che cosa c'è qui. Allora, ho il fondotinta, che tra l'altro è il mio fondotinta NYX preferito, questo è il Total Control. Non mi ricordo che colore ho, ma lo sto finendo quello che ho a casa, quindi perfetto direi, perfetto. E c'è in tutte le tonalità, tra l'altro, chissà se c'è anche il primer. Io sarei curiosa di provare il primer, che so che ha più o meno lo stesso packaging del fondotinta. Chissà se magari in Italia non c'è il primer, non lo so. Questi sono tutti fondotinta. Questo della colorazione sembra il colore mio. E poi vediamo invece che cosa c'è qui. Guardate che bella la busta, questo cuoricino. Vediamo. All'interno c'è praticamente di tutto e di più, ragazzi, di tutto e di più. Vediamo, spacchettiamo. Allora, Super Palette Highlight and Contour Cream Pro Palette. Wow, questi correttori sono fantastici. Poi, no, un sacco di prodotti per le labbra. Allora, ci sono tantissimi Soft Matte Metallic. Quindi matte ma metallic. Molto interessante questa cosa. E ce ne sono davvero tantissimi. No, questo arancio deve essere stupendo. Non ci posso credere, c'è talmente tanta roba, ragazzi. Ok, poi ci sono i Strictly Vinyl, interessante. Questi sarebbero i nuovi gloss effetto vinile. Ce ne sono tantissimi. Vediamo, scusa, c'è un pennello angolato per il viso. Poi questo cos'è? Un altro vinyl, Strictly Vinyl. Ce ne sono diversi, devo dire, eh? Anche questo blu scuro bellissimo. Un altro bordeaux. Poi, oh mamma mia, io li amo questi colori verdi scuri, blu scuro, verde scuro, sono bellissimi. Solo che su di me, che sono così chiara, non stanno bene, o perlomeno io non riesco a vedermici, anche se oggi c'era una ragazza all'incontro che aveva la carnagione scura e le stava da Dio, aveva un grigio scuro stupendo. Questi sono altri soft matte però metalli, che poi ci sono anche quelli normali, soft matte normali, cioè, guardate che roba, ragazzi. Poi ci sono tantissimi eyeliner, Always Keeping It Right, oh, Always Keeping It Tight, ok? E c'è in questo colore blu, in questo che è più marroncino. Poi invece c'è un eyeliner effetto vinile, che figata! Questo è davvero una figata. Interessante. Poi
altro eyeliner effetto vinile, questo però è marrone, cambia la colorazione. E poi, wow, addirittura rosso l'hanno fatto. Poi qui c'è un altro, questo invece è una matita eyeliner. Questo è un marrone un po' più scuro. Poi che cosa c'è? Glazed and Confused. Wow. Che cos'è? Che cos'è? Blackout. Eye gloss. No, vabbè, che figata. Per fare questo effetto bagnato. Troppo forte. E poi... No, vabbè, c'è davvero tantissima, tantissima roba, ragazzi. C'è... Eccola la base, eccola la base, la cercavo e invece me l'hanno data in questo sacchetto, lo cercavo tra i fondotinta perché so che aveva lo stesso identico packaging e quindi ho sentito parlare molto bene di questa base, volevo proprio provarla, fantastico. Poi c'è un altro di questi glazed and confused ombretti effetto bagnato, cioè guardate che figata. Poi... ce n'è un altro di questo rosso, mamma mia, questo deve essere pazzesco. Con gli occhi chiari, con questo viene fuori una roba da paura, però bisogna saperlo utilizzare. Posso provarci. Poi c'è Born to Glow Highlighter, quindi due illuminanti, uno un po' più color carne, uno un pochino più dorato. E poi ci sono altre, queste sono però matite, questa è una matita labbra, ah no, una matita per il contouring, addirittura fanno il contouring al naso, pazzesco, il contouring alle labbra, duo pencil, e poi c'è, interessante questa matita per il contouring del naso, devo provarla, e poi c'è un altro di questi eyeliner effetto vinile lucidi. Poi tantissimi, oh, ce ne sono altre di queste matite per il contouring. Che figata deve essere sta roba, la voglio assolutamente provare. Devo vedere se riesco a fare un contouring al naso un po' più preciso rispetto a quello che faccio io con il pennello grande. Altro eyeliner color carne. E poi. Altro eyeliner Keeping It Tight. Uno marrone un po' più scuro dell'altro e poi c'è un altro eyeliner liquido effetto vinile, mamma mia, questi devono essere pazzeschi. E poi tantissimi altri prodotti, queste sono matite labbra, ho sempre bisogno di matite labbra, che quando le cerco non ho mai quelle giuste da abbinare. Altra matita labbra e poi... i Soft Matte Metallic Lip Cream. Se avete mai provato questi matte ma metallic, fatemi sapere come sono, perché sono molto curiosa. Poi un altro Born to Glow, questo è un po' più chiaro rispetto agli altri due. E poi tantissime altre matite labbra, un po' di tutte le tonalità. E poi altri soft matte metallic lip cream, altri invece sono normali soft matte, altre matite labbra. Io non ho parole, quanto mi viziano quelli di NYX, cioè mi hanno regalato il mondo, sono troppo 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 contenta, davvero, cioè pazzesco. Siamo a cena. Oh, wow, non ci posso credere. Com'è che è glitterata? Che figata. Glitter. Ma di cosa fa? È piccante. Figata. E poi abbiamo preso, beh, anche noi non siamo messi male, col tagliere di salumi e formaggi. Gnam. Wow, parmigiana di melanzane, ragazzi, guardate che bontà.
Volevi già fregare le patate tu, non freghiamo qua le patate al forno. Che porzione! Che meraviglia! Sei ormai quello che ha fatto le scelte migliori. Sì. E sono arrivate anche le mie tagliatelle al ragù, che profumino! Sì, il vero ragù bolognese. Ragazzi, so che vi faccio venire fame, perdonatemi, ma non posso non farvi vedere queste bontà. Queste bontà. Come ti sembra, Pupetto? Parmigiana con le melanzane. Ti sembra buona? Sembra di sì, non l'ho ancora assaggiato. Assaggiamo. Ed eccolo, è arrivato anche il secondo. Io ho preso il panino con hamburger di gamberi. Sono tutti gamberi di pesce. Poi un po' di patate al forno, insalata che non mangerò ovviamente. E poi Tomas ha preso la tagliata. No, filetto. Ho preso il filetto. Filetto e le patate al forno. Ragazzi, io ho preso anche il dolce. Ho preso la coppa al mascarpone. Anzi, coppa di mascarpone con scaglie di cioccolato. Ragazze e ragazzi, siamo tornati in hotel. Qualcuno ha mangiato troppo, adesso sta male e sta a letto. In realtà sento che sta già rossando Tomas, quindi si è addormentato per fortuna, perché ha tanto mal di stomaco. Ma io gliel'avevo detto che non poteva mangiare così tanto. Alla fine io ho praticamente lasciato mezzo panino, praticamente tutte le patate al forno, lui invece ha mangiato tutto e il risultato è che sta malissimo. Tomas è il classico esempio di chi ha gli occhi più grandi dello stomaco e ordina troppa roba e poi gli dispiace e poi se la mangia, e questo è il risultato, che sta male. Comunque io adesso sono già allo struccaggio. Mi piace molto questo trucco sito lì dell'Arancio che mi ha fatto oggi il Makeup Artist NYX. Che cosa ne dite? Devo dire che secondo me ha fatto una scelta proprio corretta dei colori da utilizzare. Poi è stato bravissimo, super delicato, cioè mi è piaciuto un sacco farmi truccare da lui. È velocissimo, devo dire, che mentre ero lì che rispondevo alle domande eccetera non è stato facile, e lui è stato molto molto bravo. Comunque, un piccolo riepilogo della giornata di oggi voglio farlo, perché a parte, scusate se nell'inquadratura vedete la videocamera, di solito non faccio mai vedere la videocamera nell'inquadratura perché secondo me distoglie un po' l'attenzione, però siccome questo porta salviette qua, lo vedete, era l'unico posto decente dove poter mettere la videocamera, ho fatto così. Comunque questa giornata è stata speciale, io lo so, fare gli incontri è sempre bellissimo con voi, ma oggi è stato magico, davvero, ve l'ho scritto anche su Instagram nel post che ho lanciato, è stato magico, voi, quello che mi dite, parlare con voi, è come rivedere vecchie amiche che non vedo da una vita, e cioè è una un'emozione che se non la provi non puoi descriverla, cioè non so come descriverla, perché è un'emozione talmente strana, talmente speciale, che non ho aggettivi per descriverla se non magica, e voi siete davvero speciali. Io sono tanto 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 contenta di avervi nella mia vita, tanto 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 felice, spero di meritarmi tutto il vostro affetto, spero di riuscire sempre ad esaudire le vostre richieste, le vostre i vostri desideri. Mi piace un sacco chiedervi quali sono i vostri video preferiti, e tantissime oggi mi hanno risposto in vlog, quindi e in tantissime mi avete detto che vi piacciono quando i video sono lunghissimi, quindi questo mi fa davvero davvero piacere. E il fatto che siate rimasti lì per così tante ore sotto la pioggia ad aspettarmi, cioè per me è stato, ma non perché fossi in ritardo, anzi io sono arrivata in anticipo, era purtroppo pioveva e lo store, cioè lo spazio NYX era coperto, era piccolissimo nel coperto, però tutta la fila era ovviamente all'esterno, però voi siete rimasti comunque sotto la pioggia per aspettare me. E, cioè, e poi altra cosa volevo farvi, ragazzi, vi devo fare i complimenti, perché
quelli di NYX sono venuti da me a dirmi: guarda, sai che molto spesso le follower rispecchiano l'influencer, perché le tue follower, non ce n'è stata una che avesse spinto nato per passare, non ce n'è stata una maleducata con noi del team o con gli altri nella fila, anzi facevate amicizia. Cioè, sono venuti dal team NYX, non sto scherzando ragazzi, ve lo giuro, sono venuti a farmi i complimenti per i follower educati, cordiali, gentili che ho, quindi bravi, 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 sono fiera di voi, sempre sempre avanti così, mi raccomando, così voglio la mia family, vi voglio sempre sempre così, bravissimi, proprio bravi. E io, quando mi hanno detto così quelli della NYX, ho risposto che io lo so, che siete molto simili a me, che sapevo già che siete così e che ne vado molto molto fiera, che sono molto orgogliosa di voi, quindi sappiate che io parlo di voi come se parlassi praticamente di mio figlio, dei miei figli sostanzialmente, quindi e gliel'ho detto a quelli di NYX, perché a cena ne abbiamo riparlato, me l'hanno detto subito finito l'evento, perché ci sono rimasti, non c'è stato un problema, cioè siete stati pazzeschi, saranno state più di 200 persone lì per me, eppure non ce n'è stato uno che fosse stato sgarbato minimamente, anzi tutti estremamente educati, gentili, disponibili, fare amicizia tra di voi, proprio bello, bello, vi voglio proprio così mia family. E a cena glielo dicevo: guardate, che lo dirò nel video questo, lo dirò perché mi fa troppo troppo piacere. E mi ha detto: sì, dillo, perché anche a noi, insomma, è stata una passeggiata fare questo incontro con te, perché davvero non abbiamo avuto nessun tipo di problema, niente di niente, è stato stupendo, è stato, anzi, devo dire che mi ha fatto piacere che nascevano delle amicizie tra le ragazze, tra i ragazzi in fila, e poi mi piace che vengano sia le ragazze che i ragazzi, mi piace che siano venute mamme con le figlie, e le mamme mi dicevano: io ti seguo assieme a mia figlia, ti seguiamo entrambe, sorelle di età diverse ovviamente, ti seguo io ma anche mia sorella più grande, oppure la signora di 60 anni che è venuta e mi ha tutta abbracciata e mi ha detto che mi segue sempre, che sono importante per lei, quindi davvero, cioè io meglio non potrei neanche immaginare di avere qualcosa di meglio, cioè neanche l'immaginazione non arriva a quello che voi mi avete portato e quello che mi date ogni giorno, quindi davvero grazie, grazie, grazie di cuore per esserci. Scusate se sono in questa fase struccaggio, imbarazzante in questo momento, ma sono davvero stanchissima, non vedo l'ora di buttarmi a letto anch'io. Ma ci tenevo troppo, troppo a dirvele queste cose, a ringraziarvi, perché davvero per me la cosa più bella è organizzare incontri, e sappiate che sto cercando con tutte le mie forze di organizzare incontri al sud, dove non sono mai stata, e altri incontri anche al nord ovviamente. Voglio assolutamente raggiungere quante più città possibili, facendo particolare attenzione alle città in cui non sono mai stata, perché sappiate che non mi è sfuggito il fatto che in tante città non sono mai riuscita a venire, e vi leggo quando mi scrivete nei commenti: vieni a Palermo, vieni a Lecce, vieni a Bari, vieni a Cagliari, vi leggo, quindi sto facendo davvero il possibile per raggiungervi, anzi ve lo ripeto anche qui perché aiuta sempre tantissimo sia me, che devo capire dove organizzare, che le aziende che vogliono organizzare queste cose con me. Scrivetelo nei commenti sotto questo video se volete che organizzi un incontro in quale città, scrivetemelo nella città più vicina a voi, la città ovviamente più grande più vicina a voi, quella che potreste raggiungere, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché aiuta davvero tantissimo a capire cosa si può organizzare e cosa no, non è una stupidaggine, ecco, quindi vi ringrazio e niente, insomma dirvi grazie, a parte che oggi sembravo una cretina, perché voi, allora, a parte che eravate, alcuni si sono messi a piangere, ragazzi, io mi mettevo a piangere davanti a voi che vi mettevate a piangere, cioè poi è una catena, non finiamo più, e poi io emozionatissima, voi che eravate ancora più emozionati di me, se, non so, non pensavo fosse possibile, però è possibile evidentemente, e mi facevate un sacco di complimenti, e io: oddio grazie, oddio non ci posso credere, oddio grazie, quindi sembravo proprio una cretina, e continuavo a dirvi a tutti quanti: scusatemi è che sono emozionatissima e mi tremano le gambe, scusatemi è che sono emozionatissima, non riesco a dire niente perché sono troppo emozionata, però sostanzialmente è proprio così, cioè io mi emoziono, non riesco più a parlare, non riesco più a fare niente, cioè sono lì e con gli occhi a cuoricino vi guardo, vi ascolto e vorrei portarvi tutti a casa con me, perché non voglio mai andare via quando faccio gli incontri, e troppo 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 bello, troppo troppo bello, e quindi sì, questo è quello che volevo dirvi sostanzialmente,
Quindi un grande grazie, e grazie è troppo poco, però siccome è la parola che più si avvicina, grazie, grazie, grazie mia family, vi voglio bene. E niente, voi questo video lo vedrete lunedì, in realtà per noi è sabato sera, ormai è domenica mattina, perché sono tipo è l'una. Sì, l'una e un minuto, l'una e un minuto. Quindi noi adesso appunto passiamo la notte qui a Bologna. Domani pomeriggio partiamo a Trieste, saremo nel tardo pomeriggio. Sera, sì, tardo pomeriggio, e dopodiché ovviamente voi questo video lo vedrete lunedì, quindi noi ci vediamo domani con un nuovo video. Cerco sempre di caricare alle 17:30, a volte non mi riesce, ma anche se arrivano alle 11 di sera, per forza dal lunedì al venerdì nuovo video ogni giorno. Seguitemi come al solito su Stories, perché molto spesso se magari sono in ritardo con l'upload di un video, non riesco a caricarlo in tempo, oppure magari se un giorno non dovessi riuscire, oppure se sto facendo altre cose, io vi aggiorno sempre sempre su Instagram, ragazzi. Sono praticamente più su Instagram che su YouTube, nel senso che con le stories, con i post eccetera, su Instagram sono attiva praticamente durante tutta la giornata, mentre ovviamente su YouTube metto un video. Quindi se volete sapere aggiornamenti eccetera, se volete sapere tutte le news, seguirmi e sapere quello che combino sostanzialmente, quante volte ho detto sostanzialmente in questo video, tante tante, comunque sostanzialmente, seguitemi su Instagram e trovate il link come al solito sia qua sotto nel box informazioni che nel primo commento, ve lo metto sempre, lo blocco, lo pinno, come si dice pinno in inglese, non lo so come in italiano, e vi metto sempre il mio account Instagram qua se volete seguirmi. Quindi basta, non mi dilungo più perché io, sapete, io non voglio mai salutarvi, quindi sforzati Nicole, sforzati. Un bacio grandissimo mia family, ci vediamo domani, ciao, buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, ciao.